cosa cambia, nel senso che cambiano gli argomenti. Fino adesso abbiamo parlato di argomenti un po' più, diciamo così, alti, poetici, romantici, e adesso diventiamo ancora più. Che bella idea! Bella idea, sì, sì, diventiamo più forte. Più forte! Ma ecco, se cambi idea, cambi la tua vita. Sigla! Già non l'ho capita, però. Ma neanche lui, eh. No, no, neanche. Però gli piaceva questa provocazione. Sicuro, però l'ascoltatrice di prima sta stendendo i panni? Sì, è andata. Perfetto. Adesso, se vuoi, la vuoi risentire? No, poi magari Aldo. No, va bene. Festeggia. Comunque sì, ha cominciato tutto per colore. Molto... Sì, ma io me l'immagino in questo momento come una giornata particolare. Hai presente il film? Sofia Loren e Marcello Mastroianni, sì? Ferrazzo. Sì, sì, una ragazza che giocano fra le lenzuola. No, no, tu immagina una giornata con 75% di umidità, aia. 38 gradi, siamo a Doha. Urca, ne abbiamo parlato. In Qatar. Sì, ma perché ho detto cambia idea e cambierà la tua vita? Cambia la tua idea del caldo. Cioè, beh, lì... un modo per combatterlo è far finta che non ci sia. No, far finta che non ci sia. E come fai? Devi essere consapevole che vai in una situazione in cui farà caldo. Quindi cosa devi fare? Spiego agli ascoltatori più distratti. In questi giorni in Qatar, a Doha, ci sono i campionati del mondo di atletica e si svolgono... Sono stati, sono finiti. No, no, finiscono domenica. C'è ancora la maratona maschile, c'è la 20 km di marcia questa femminile. Sera e alcune gare anche domenica mattina. E... Sbiancato, te. Vai, no, io... No, perché so che c'è stata la maratona, ma quella femminile. Quella maschile. Non darmi retta. No, so perché. Si sono svolte appunto in condizioni climatiche allucinanti, perché comunque non si può gareggiare in quelle condizioni, quantomeno per quelli che corrono fuori. Quelli nello stadio, tutto sommato, era climatizzato e stavano bene. Sì. Mi diceva un mio amico che quando tu corri in condizioni come quelle, con quella temperatura, ma soprattutto l'umidità, come dicevi tu, del 75%, a parità di velocità, a parità di sforzo, il tuo cuore prende 15 battiti sì, al minuto certamente. In più. Sì, se tu li avresti 140 bravissimo. Battiti, allora, sei a 155. Caliamo un po' sulla terra, perché questi sono atleti, no? Velocissimamente sì. Ve lo dico, mi è stato detto a un certo punto devi correre tra i 120 e i 130 battiti. Questo è per dire. E ci stavo attento, sì, e ci stavo attento. Beh, quando ci sono 32-33 gradi, tu 120 battiti li ottieni camminando veloce. Ah, sì, sì, certo. Cioè, quindi non c'è neanche più bisogno di correre, capito? Però, cosa è successo? È successo che sono usciti articoli dicendo il caldo, gli atleti, eccetera. Ma il caldo è solo per un atleta? No, è per tutti. Il caldo è per tutti. Tu dici uguale per tutti. È uguale certamente. Per tutti. Quindi qualcuno ha trovato la scusa del caldo perché comunque ha avuto dei problemi, eccetera, eccetera. I favoriti hanno vinto. Certo. Cioè, Rup Cetnetic ha vinto la maratona e ha preso la medaglia d'oro. La corsa in 2:30, 2:32, sì, non mi ricordo. 2:33, ci ha messo 15 minuti di più del suo tempo abituale. Il suo tempo migliore l'ha fatto nella maratona di Doha, non di Doha, di Dubai in 2:17. Bravissimo, ti vedo preparato. Cosa è successo? Il mio lavoro. Esatto. Però ha vinto. Però Dubai era un altro periodo dell'anno. Quindi cosa succede? Succede il solito discorso. Non esistono condizioni meteo sfavorevoli, ma solo atleti arrendevoli. Ma dico di più. Mal equipaggiati o mal idratati. Aspetta. Giusto? Cioè, poi la cosa incredibile è che vedi nell'articolo dove c'era questo, poveri atleti non succedono così anche i cavalli, vedi un ostacolista con la maglia norvegese, no, dico norvegese, quindi freddo, che ha vinto la medaglia d'oro. Sì, però certo era dentro tutto dentro. Quello che vuoi, eccetera. Ma adesso io ti dico, un Ironman che prende la qualifica in Danimarca, poi dove va a fare il campionato del mondo? Alle Hawaii. E alle Hawaii che condizioni ci sono? No, certamente. Lo sai bene. Dove ci saranno le prossime Olimpiadi?
Dove ci saranno? A Tokyo. Sì, in che periodo? A luglio. E farà un caldo pazzesco. Siete mai stati? E farà un caldo. A Tokyo, no. Io sono stato. No, però la critica riguardante Doha era il caldo e il fatto che alla gente del posto non gliene fregasse. Ma sì, ma è così. Ma perché l'atleta quando si allena si deve avere lì il puff. No, ma no, cioè, ma è così. Vai con The Papa. Ricorda, non esistono condizioni meteo sfavorevoli. No. Ma solo atleti arrendevoli. Sì. Non devi aspettarti un miglioramento, perché sei già intero, già completo, già perfetto come sei. Comprese le tue imperfezioni. Fa caldo? Respira, ascolta. Corri in silenzio. Il caldo sa dove sei, devi lasciare che ti trovi. Everybody talks about some fateful day. The song that just leaves too soon. Treno fantasma, Ghost Rain è il titolo di questa canzone. Lui era Mark Conn, che forse qualcuno ricorderà per la bellissima Walking in Memphis, ripresa e fatta diventare famosa. Sai cosa successe a Mark Conn? Fuori da un concerto uscì una notte e gli spararono. Urca. Gli spararono vicino agli occhi. Questo disco è nuovo? Questo disco è nuovo e l'ha fatto coi Blind Boys of Alabama. Probabilmente lui ha rischiato di diventare cieco, quindi è un disco dal vivo molto bello. Scusate, non che interessi a qualcuno, però l'hanno ucciso quella volta che gli spararono. E ha fatto un disco nuovo. Può essere ormai con la tecnologia, tutto può essere postumo così. Senti, dalla regia. Poi Walking in Memphis, perdonami per la precisione. L'ha fatto anche Cher. L'ho detto. Lui è il primo che l'ha fatto. Basta, ho finito. Dalla regia stavo cercando da un'ora di farti parlare di questo episodio che tu forse non hai neanche visto, però. Sì. Questo qui cos'è? La fine della? È la fine della gara dei 5.000. Tu sai che ai mondiali di atletica ogni nazione può mandare un suo rappresentante, anche se non ha dei tempi eccezionali. Questi due rappresentanti erano i due nazioni molto piccole, adesso non ricordo neanche esattamente quali. Erano gli ultimi due della gara. Uno dei due, quello con la maglietta gialla, è andato talmente forte che agli ultimi 300 o 400 metri ha avuto un mezzo collasso. L'altro, che era il penultimo, lo ha aspettato e lo ha trascinato fino al traguardo. È un'immagine che è diventata famosissima. Bellissimo. Ah, sono grosso. Cosa? niente. Mamma Africa generosa. Molto generosa. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che comunque bisogna essere consapevoli di quello, cioè bisogna capire dove stai andando. Devi avere tutti questi sensi, cioè riprendere i sensi. Cosa vuol dire? Vuol dire che devi essere presente non solo con la vista, col naso, con le orecchie, col tatto, cioè devi percepire tutto. E poi non si possono cambiare le condizioni. Vi racconto una fiaba. Vai. Lo raccontavano, credo, in Oriente, questa principessa che camminava a piedi scalzi, incontra una radice e ci picchia contro l'alluce. Aia, che male. Vedi le fiabe orientali come sono strane, comunque. Va dal primo ministro e gli dice: primo ministro, devi fare un editto, perché qui devi fare qualcosa. Devi coprire tutto il nostro reame di cuoio, di modo che io non mi faccio più male. Tu sai come hanno inventato le scarpe? Le hanno inventate perché il primo ministro, così in fretta, tra parentesi, su due piedi. Ok. Il cuoio ha detto: prendiamo dei pezzi di cuoio e te lo mettiamo ai piedi. Capisci? È così. Non puoi condizionare la maratona, raffreddarlo, eccetera, eccetera. Però devi fare in modo che il tuo corpo si raffreddi. Tu hai tutte le ragioni del mondo. Okay. Non c'è dubbio che sia inopportuno organizzare un evento sportivo in un luogo così caldo, inospitale. L'atletica non è per i pavidi. Niente. L'atletica. Oggi va così. L'atletica. È Marathon du Sable, forse è quello che ha battuto la testa. È proprio quando non sai più che fare che è giunto il tuo compito reale. Ed è quando non sai più dove andare che incominci davvero a viaggiare. Dentro di te ci sono nascoste le dimensioni del possibile che ti permettono di vivere la tua vita momento per momento. Riprendi i sensi, fermati e cerca di essere totalmente presente nel tuo corpo. Sì. Senti la bellezza e la meraviglia di essere vivo.
In te c'è quel non so cosa sia, non so che è quel non so che è dentro di te, ok? A volte le cose non vanno a modo nostro. No, come le ernie di Linus. Ma non ti preoccupare, ogni cosa che sorge va e viene. Non c'è nulla che sia permanente, nulla che duri nel tempo. Speriamo. Suoni, visioni, sensazioni fisiche, pensieri, emozioni, percezioni, tutto va e viene. Rimani in contatto con te stesso, con quello che ti sussurra il cuore. Conservalo per la vita, la tua unica vita, selvaggia e preziosa. Tu che ascolti Radio DJ, sii sempre pronto per l'azione, perché io sono là dove produco effetti. Dove le cose succedono, where the action is, Water Boys su Radio DJ. Prima che tu arrivassi abbiamo messo anche per scherzo il messaggio di un'ascoltatrice che diceva: tra poco c'è Aldo Rock, sì, allora vado sul terrazzo a stendere la biancheria. Sta per arrivare Aldo Rock, vero? Vado a stendere la biancheria. Ciao. Ciao. E guarda l'orizzonte almeno. A compensare questo messaggio, un ascoltatore ci ha mandato, un gruppo di ascoltatori, la fotografia della vetrina del loro negozio dove hanno messo un grande cartello con scritto chiuso perché dobbiamo ascoltare Aldo Rock. Questo è vivere momento per momento. Questi sono questa i veri discepoli. È la consapevolezza, capito? Lasciami dire parole mie, sì. Salviamo la libertà. La libertà salverà il resto. Gliel'hai rubata, la stava per dire. Ti ruba le citazioni. Victor Hugo l'aveva sottolineata Aldo Rock. Perché la prendo e la rielaboro. Bravo, e lo vedrai prossimamente. Allora, farò di quella frase. Il gruppo che abbiamo appena sentito, come faresti, sì, tu, si chiamava Water Boys. Sì. E a proposito di acqua, saluto Marco, un ascoltatore, sì, che dice: ciao ragazzi, sabato nuoterò 2600 metri nell'Oceano Atlantico. Previste onde alte 1,5 metri, travesia a nado e Rio della Graciosa, allora, Isole Canarie. Ok, sai cosa devi fare? Cosa? Devi prendere un pezzo dei Water Boys. Prendimelo, dai, tiralo fuori. Quello di prima. Dai, no, this is the sea, tiralo this fuori. This is the sea. It's not the river. Quello che tu vedrai non è neanche il mare Mediterraneo. No. È l'oceano. Ocean. This is the sea, il vero mare. Non ce l'hai? Non ce l'hai. Ancora sai quanto ti sta odiando Alex. Rita, Aldo, ho 40 anni e un po' di asma e sono, sì, anche un pochino sovrappeso. Sì. Che sport mi consigli? Chiudi il negozio. E ma non vai c'è un negozio, correre, è un altro che si. Chiudi tutto! Chiudi il gas e vieni via! Vai a correre! Vai a camminare! No, inizi a camminare, cammini e corre. Cammini e correre. Fai 5 minuti camminando. Chiudi il gas e poi vieni via. Cos'è? Carmelsita, anima mia, chiudi il gas e vieni via. Caffè Lavazza, insomma. Ma sono il tuo il caffè che da bere. Alle Canarie non sei mai andato? Sì. Quando sei con una ragazza e la ragazza ordina e il cameriere ti dice: cosa vuole il caballero, certo, dice così, certo. Io sono il caballero. Va bene, abbiamo finito? Chiudiamo abbiamo con la finito? Frase di un ascoltatore che dice: Aldo, di solo una parola e noi saremo salvati. Sì, purificati con la corsa, perché sapete cosa c'è il 12 ottobre, il giorno di luna piena? Cosa c'è? Alex, vai con lo spot. Ma quale spot? Ma tu vuoi fare le cose? No limits. Se vuoi te lo metto io lo spot, sì, Aldo, limits, eccolo qua. No limits. Chiudi il gas e vieni via. Alex, vai con lo spot. Questo. DJ, chiama Italia e non ti passa la voglia di ascoltare. DJ, chiama Italia.